riallaccio alla bella relazione, ho ascoltato con grande piacere la relazione di Guido Krenz. Anche io vorrei inquadrare questa risoluzione in quello che viene prima. Questa è una risoluzione che viene da lontano, non è apparsa così, non è comparsa all'improvviso. Da dove viene? Lo spartiacque dell'89, innanzitutto è stato giustamente e correttamente ricordato, uno spartiacque non solo nell'assetto geopolitico dell'Europa, ma nell'assetto e nelle coordinate della memoria europea. È stato sottolineato, ad esempio, a Tom Judd, che inizia l'89 con una fase della memoria europea, si chiude in qualche modo una fase precedente che aveva al centro il ricordo della memoria della resistenza antifascista, e l'attribuzione esclusiva della colpa della seconda guerra mondiale ai tedeschi, e si ha un'altra fase della memoria europea caratterizzata da due pilastri che sono ad occidente la memoria della Shoah, è stato ricordato, e nell'Europa centrale orientale invece un paradigma di totalitario. Quindi la nascita, in qualche modo la proliferazione di memorie nazionaliste che hanno una forte imprinting anticomunista e che tendono a porre sullo stesso piano un giudizio di condanna equanime nazismo e comunismo. Con alcune buone ragioni che dobbiamo comprendere, perché l'appello che ci viene rivolto da quella parte dell'Europa che per 40 anni dopo la seconda guerra mondiale ha vissuto l'esperienza del regime comunista è proprio quello di dire: dovete rendervi conto voi cittadini e cittadine dell'Europa occidentale, francesi, italiani, tedesco occidentale, olandesi, portoghesi, spagnoli, guardate, vi dovete rendere conto di che cosa abbiamo passato. Questo è il quadro generale di cambiamento di queste memorie, con una forte conflittualità. Una volta c'è un canino, mi fa piacere. Un elemento anche di forte conflittualità è stato giustamente ricordato da Guido, fra la memoria della Shoah, intorno al quale l'Europa occidentale, soprattutto dopo i fatti di Jugoslavia, costruisce appunto il proprio baricentro, no? la narrazione, il mito per antonomasia dell'Occidente, no? Il mai più questi crimini. Quindi c'è una frizione tra questa memoria e le memorie a forte timbro nazionalista che invece si propagano e si affermano a est. Ecco, questo è il quadro generale, però secondo me è interessante provare a fare un passo avanti. Il passo avanti è vedere che cosa succede qualche anno dopo, al momento dell'allargamento a est. Questo è un altro passaggio fondamentale. E allora qui secondo me va indagato il ruolo molto importante che ha la Germania. Perché è vero che la Germania è stata ricordata nel 2005, ha un ruolo fondamentale nel proporre la memoria della Shoah come memoria europea, costruendo a fianco del Bundestag quel monumento agli ebrei d'Europa assassinati, che è stato costruito simbolicamente fondamentale, quel monumento sia accanto al Bundestag e a due passi dalla sede carceraria. Le istituzioni tedesche dicono: noi costruiamo la nuova Germania riunificata sulla base dell'assunzione di responsabilità per le colpe del nazismo, per le nostre colpe del nazismo. Questo è il senso. Però la Germania fa anche qualche altra cosa, fa da ponte fra la vecchia Europa e la nuova Europa centrale orientale, e lo fa sul piano sia della politica della memoria della Shoah, provando a introdurre, a diffondere la memoria della Shoah anche ad est, quella che era la vecchia cortina, ma lo fa anche dialogando con questi paesi e insieme a loro proponendo il modello antitotalitario. La Germania occidentale non è mai stata antifascista, è sempre stata antitotalitaria. Negli anni 50 mette fuori legge prima il partito di estrema destra, la SRP, e poi mette fuori legge il partito comunista tedesco. Per la Germania occidentale l'antifascismo era l'ideologia di Stato della Germania orientale, e come tale condannata. Allora, qual è lo strumento? Dov'è che noi vediamo l'azione della Germania nel favorire il dialogo con polacco, inglese, eccetera, nel favorire l'avvento di un modello antitotalitario? Attraverso il Partito Popolare Europeo, principale raggruppamento politico del Parlamento Europeo, con una forte unità tedesca. Allora, due mesi prima del primo allargamento, adesso, cioè
nel febbraio del 2004, prima del 1 maggio, che è la data dell'allargamento, si tiene a Bruxelles il congresso del PPE, e il congresso del PPE a guida tedesca vota una risoluzione che si chiama Condemning Totalitarian Communism, condannare il comunismo totalitario. Le premesse sono, sinteticamente, nel XX secolo si afferma si sono sviluppati due regimi totalitari, comunista e nazismo, che è nazista e comunista, ugualmente inumani. Ogni vittima, poi si sottolinea, ha diritto, ogni vittima di ciascun regime totalitario ha la stessa dignità e merita giustizia. Su questa base si passa alle proposte. Si chiede all'Unione Europea di adottare una dichiarazione per la condanna internazionale del totalitarismo comunista, si chiede la costituzione di un centro europeo di ricerca e documentazione sul totalitarismo comunista, si invita a fissare un giorno delle vittime dei regimi comunisti totalitari, che ancora non è indicato esplicitamente per il 20 agosto, ma poi lo sarà molto presto, si auspica la creazione di un museo delle vittime del comunismo. Allora, c'è l'allargamento nel 2004, subito dopo c'è una presa di posizione in questo senso, c'è una condanna del comunismo a livello internazionale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che non è un'istituzione europea ma che ha larga influenza sulle istituzioni europee, finché si ha la vera svolta, anche qui, dopo il secondo allargamento, dopo il 2007, ma dentro anche Romania e Bulgaria, e l'anno cruciale è il 2008. 2008 l'iniziativa interessante da dove viene? Viene dal Senato della Repubblica Ceca, la famosa dichiarazione di Praga del 3 giugno 2008, in cui sostanzialmente si fa appello, è un congresso, un convegno organizzato appunto a Praga, da Havel, in cui si fa appello agli europei perché condividano la memoria del comunismo come una memoria appunto di un totalitarismo criminale, e si dice esplicitamente: voi paesi dell'Europa occidentale conoscete benissimo i crimini del nazismo, i vostri figli a scuola lo studiano, avete la giornata dell'olocausto il 27 gennaio, se vogliamo creare un'Europa unita dovete riconoscere anche l'esperienza criminale del comunismo che noi abbiamo subito. E lì si propone ad esempio di celebrare il 23 agosto come giornata appunto della memoria delle vittime del totalitarismo. Interessante, ora mi fermo qui, se no sarebbe molto interessante però questa dichiarazione, vi invito a leggerla. Interessante chi la firma per primo. Prima firma Havel, quello che ha convocato il congresso. Seconda firma Joachim Gauck. Joachim Gauck è un pastore luterano dissidente della Germania orientale, è stato, come forse qualcuno di voi saprà recentemente, presidente della Repubblica Federale Tedesca, in quel momento era responsabile dell'archivio della Stasi, della polizia politica. Cosa vuol dire? Anche qui una forte e significativa presenza di un politico tedesco a fianco di una lunga schiera di nomi di cecoslovacchi, di cechi, slovacchi, polacchi, baltici, eccetera. Ok. L'anno dopo, questa dichiarazione del 3 giugno, anzi neanche l'anno dopo, scusate, passa l'estate e a settembre il Parlamento europeo con una risoluzione introduce il 23 agosto come giornata commemorativa europea in ricordo delle vittime, questa è una piccola e significativa differenza, sì, dello stalinismo, non del comunismo, dello stalinismo e del nazismo. Passano pochi mesi e c'è un'altra dichiarazione del Parlamento europeo sulla grande carestia in Ucraina dell'inizio degli anni 30, considerato un crimine contro l'umanità, un crimine contro il popolo ucraino. L'anno successivo una risoluzione del Parlamento europeo fondamentale che si chiama Coscienza europea e totalitarismo, 2 aprile 2009, praticamente, come dire, europeizza le richieste della dichiarazione di Praga, fa proprie tutte le richieste della dichiarazione di Praga dell'anno prima, con alcune piccole specificazioni, alcuni piccoli e importanti emendamenti introdotti dal gruppo dei socialisti. Quali sono? Il riferimento all'unicità dell'Olocausto, quindi si ribadisce che comunismo e nazismo devono essere ricordati al centro della memoria europea come regimi criminali, dobbiamo riconoscere le vittime poste sullo stesso pari grado. Si introduce però appunto un emendamento in cui si richiama l'unicità dell'Olocausto e si ricorda che in Europa ci sono state anche dittature fasciste in Spagna, Grecia e Portogallo. Per il resto è, come dire, la
la istituzionalizzazione a livello europeo delle richieste della dichiarazione di Praga. Questo è il percorso che c'è prima di arrivare a questa, alla mozione, alla risoluzione di cui ci stiamo occupando, e in questo cambiano anche i soggetti. Interessante, quali sono i nuovi soggetti della memoria? Non tanto e non più il partigiano combattente, non solo la vittima dell'Olocausto, sono il primo le vittime di tutti i totalitarismi, secondo i giusti, ma non intesi solo come i giusti coloro che hanno aiutato gli ebrei perseguitati, ma i giusti coloro che si sono opposti ai regimi totalitari. In questa mozione, in questa risoluzione del 2009, vado rapidamente a concludere, era prevista anche la costituzione di una rete di centri di ricerca europei che si mettessero insieme per studiare i totalitarismi e per fare memoria, ricerca sui totalitarismi e farne memoria, ed è esattamente quello che viene realizzato nel 2011 a Praga su iniziativa dei paesi del patto di Visegrad, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Viene creato questo network che si chiama Piattaforma della Memoria e della Coscienza Europea, che ha come propria mission la divulgazione della memoria del totalitarismo prevalentemente comunista, direi, in tutta Europa. Questo network è espressamente citato nella risoluzione del settembre 2019 come un network cui dovrebbero andare risorse dell'Unione Europea, perché sta facendo un lavoro molto molto positivo. In questo lavoro, ricordo alcuni strumenti di questo lavoro, mostre, ad esempio una mostra itinerante sul totalitarismo in Europa, libri per ragazzi, hanno fatto un manuale tradotto in 7 lingue, mi si dice ultimamente anche in italiano. C'è un altro aspetto però che ancora non è stato tirato fuori, e che in questo caso mi fa dire che non siamo più su un livello di comparazione che è positivo, è possibile, scientificamente doveroso fra comunismo e nazismo, ma siamo su un livello di equiparazione tout court, e questo livello è il livello della, come dire, giudiziario, cioè esplicitamente, cosa presente anche nella risoluzione di cui ci stiamo occupando, c'è un tentativo di porre sotto processo i responsabili comunisti di crimini avvenuti nei vari paesi. Si vuole fare una Norimberga rossa. Questo non me lo invento io, la Piattaforma della Memoria e della Coscienza Europea ha un progetto che si chiama Justice 2.0, Giustizia 2.0, hanno già fatto delle iniziative a Bruxelles, con un ruolo abbastanza significativo da parte tedesca, che era passare ad una Norimberga rossa. Qualche giorno fa ho visto un articolo, un amico me l'ha mandato, uscito sul Libero, la stessa iniziativa è stata presa nel nostro Parlamento da parte di Giorgia Meloni, che ha chiesto due cose: di rendere attiva la giornata della libertà il 9 novembre, introdotta da Berlusconi alla metà degli anni 2000, e di appunto un appello per fare una Norimberga del comunismo. Okay. Allora, riflessioni conclusive. Io condivido tutte le rilievi critici su questo tentativo di creare una memoria europea comune su queste basi, fra l'altro spacciandola come risorsa indispensabile per il futuro, perché la risoluzione si chiama come l'importanza della memoria europea per il futuro dell'Unione Europea, come se la nostra democrazia europea potessero in qualche modo essere immunizzati dai rischi che corrono sulla base di una memoria di questo genere. Secondo me così non è. Restano dei problemi aperti che sono stati colti anche da alcuni funzionari dello stesso Parlamento Europeo. C'è uno bravissimo, si chiama Marcus Crutch, che è un giovane storico che ha scritto un documento molto critico sulle politiche della memoria dell'Unione Europea. Ad esempio, permane, come dire, un contrasto, una frizione fra l'idea dell'unicità dell'Olocausto, ribadita nei documenti europei, e l'equiparazione fra crimine del comunismo e crimine del nazismo. Se l'Olocausto è unico, l'equiparazione non stanno sullo stesso piano. C'è un altro, due considerazioni vorrei fare, critiche. La prima riguarda
questo evidente tentativo di criminalizzare il comunismo, sto parlando proprio di aula giudiziaria, per cui è assolutamente doveroso che noi occidentali conosciamo, sappiamo cosa è stato il comunismo per 40 anni oltre la cortina di ferro. Trovo inaccettabile che venga europeizzato un modello che è un modello polacco, che ci propone anche una nuova data, 25 maggio, per un eroe che ha combattuto sia contro i nazisti sia contro i comunisti, in questo modello in cui i simboli non devono scomparire, perché questo è sostanzialmente si dice o si suggerisce di fare, tutti i simboli del nazismo e del comunismo devono scomparire. E appunto si dovrebbero aprire le aule giudiziarie, mettere sul banco degli accusati i responsabili di determinati crimini e violazioni dei diritti umani. In questo contesto sarebbe tollerabile un gesto come quello di Sarkozy, quindi sto parlando di un esponente della sinistra, presidente della destra francese, nel 2007 inaugura il suo mandato leggendo la poesia di Guy Môquet, cioè ricordo le parole di Guy Môquet, un giovane partigiano comunista francese fucilato a 17 anni dai francesi. Quello sarebbe stato un gesto inammissibile nel nuovo modello europeo, per non dire della distinzione doverosa fra un Berlinguer e magari un Matrizino di una Stasi. Tutto questo manca. Altra cosa secondo me molto interessante, i tedeschi, i polacchi e gli ungheresi sono andati insieme finora, ma in anni molto recenti si stanno scomprando, perché i due modelli antitotalitari, tedesco e polacco, per prendere un modello, sono completamente diversi. La Germania è antitotalitaria sì, ma è fortemente antinazionalista. Il nazionalismo per i tedeschi è un tabù, loro condannano comunismo e nazismo, ma nella loro festa nazionale del 3 ottobre, quando festeggiano l'unità nazionale, non c'è parata militare, le moschee sono aperte, il giorno delle moschee aperte, e c'è un nazionalismo tabù. Dall'altro lato, i polacchi e ungheresi sono antitotalitari sì, ma ultranazionalisti. Quindi questo scontro, questa frizione, questo scontro si è visto ora anche sulla questione del museo attaccato alla storia europea in cui non è più. Chiudo anche io, perché convergo pienamente con le indicazioni di Guido Brandt. Noi non abbiamo bisogno per la nostra Europa di queste memorie così ossificate, secondo me. Abbiamo bisogno di più storia. Più storia, meno memoria. Più conoscenza della storia, non in chiave nazionale, ma in chiave di una storia critica, in chiave europea, in chiave transnazionale e anche di storia globale, che è esattamente la proposta che ha fatto 3 anni fa questo Marcus Brugge, che lavorava per la Commissione di Cultura del Parlamento Europeo, in cui ha invitato le istituzioni europee a in qualche modo a investire molto di più sulla formazione, a partire da quella degli insegnanti, che permettono davvero una conoscenza reciproca, piuttosto che non sulle memorie. Devo dire però che, guardando la risoluzione, le istituzioni europee non stanno affatto andando nella direzione auspicata da Crucio, auspicata da noi, ma stanno rilanciando appunto grandi investimenti, o si propongono di fare grandi investimenti proprio su quelle memorie, così come sono descritte nella risoluzione di cui stiamo parlando. Purtroppo vi lascio con questo dato un po' pessimista per il momento.